Ciao a tutti da Cristian TG, il salutatore, una grandissima sorpresa. Da tanto la cercavo e oggi ecco qua la grandissima catena Fiorello, che è una sorpresa per voi. Io non ci credo che lui mi cercava, mi ha trovata per caso. Ma quando? Ma chi mi cerca a me? Nemmeno mia mamma! Grande catena, è fortissima. Qualche anticipazione? Guardate la mia faccia. Ah, eccola. Beh, siamo qui per Diego Galdino, perché insomma è un nostro comune amico. Oggi ha presentato un book trailer. Sì, molto, è molto bello, parlando della sua nuova avventura letteraria che si intitola, mamma mia, guarda, se un uomo mi dicesse il titolo del libro di Galdino, vorrei che l'amore avesse i tuoi occhi. Io proprio, non lo so, rimarrei così sotto shock, sai? Immagino. Però infatti rimane un titolo di un libro, ecco, tutto qui, rimane lì, impresso sulla carta. Però a volte, come si dice, può diventare realtà. Tutto può diventare realtà. Nulla lo dicevamo possibile. Oggi durante questa presentazione, che bisogna perseguirli i sogni, ma continuare anche quando, sai, i momenti difficili arrivano, no? In qualunque occasione, certo. In qualunque momento, nel lavoro, nella salute, e avere quella determinazione comunque a dire ok, è un momento, ma ce la facciamo sempre. Ciao. Ecco, ma non ci credo, guardate come si fa in Sicilia, non ci credo che mi ciccava. Sì. E una cosa, salutiamo tutti i tuoi fans, allora. Ma quali fan? Ma no, ce l'ha tanti, saluto, che lo seguono. Saluto quelli che mi vogliono bene. Che ecco, in effetti e fortunatamente sono sempre di più di quelli che ci vogliono male. E tanto poi una cosa volevo dirti. Allora, tu l'ultimo libro. Padre un padre. Racconta la storia di una figlia che ritrova suo padre a 22 anni, in una Catania degli anni 80, una storia anche quella, se vuoi, molto romantica, è una storia anche di conquista dell'amore, perché non sempre si nasce figli, a volte si diventa, e quel percorso può essere anche liberatorio. E poi alla fine ricorda una cosa, e la ricordo anch'io, perché ogni tanto mi dimentico, che è l'amore che ci salva dalla disperazione, ma non soltanto l'amore tra uomo e donna, è proprio l'amore come concetto. Quando tu hai dentro quello, perché ti senti amato, perché c'è una famiglia che ti vuole bene, o perché è un amico che ti vuole bene, e quell'amore è in grado di farti cambiare e farti vedere in un altro modo la realtà delle cose. Io ti ringrazio per queste belle parole e volevo, per concludere, fare una sorpresa al grandissimo, che io lo stimo tantissimo, come mi vede, dice il salutatore del web, il tuo grandissimo fratello, il salutatore del web. Sì, ma proprio sì, il tuo nome, diciamo, vede, nome e cognome, il salutatore del web. Sì, e perciò un saluto a lui e a Peppe e a mia mamma e a tua mamma e a mia sorella Anna e a tutta la famiglia. Tutta la famiglia Fiorello. Grazie. Che sono stupendi, che avete fatto tanta gavetta, io vi seguo. Grazie. So quello che date sempre. Grazie, salutatore. E date tante bellissime cose. Ecco, io sono pure emozionato. Salutiamo Rosario. Ciao. Tutti, ciao. E tutti quanti. Ciao, salutatore, grandissima catena. Vabbè. Ciao.